Buonasera, bentrovati a questo secondo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura la cronaca, un incendio è divampato nella notte all'interno di un'abitazione a Civitella del Tronto, in provincia di Teramo. A perdere la vita è stato un uomo di 47 anni che, secondo una prima ricostruzione, potrebbe aver lui stesso appiccato le fiamme. In salvo la moglie e i quattro figli trasportati in seguito in ospedale. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Tragedia nella notte a Civitella del Tronto. Un uomo di 47 anni è morto nell'incendio che lui stesso avrebbe appiccato nell'abitazione condivisa con la moglie e i quattro figli, due dei quali minorenni. A dare l'allarme è stato proprio uno dei due ragazzi. A loro arrivo i soccorritori hanno trovato il corpo dell'uomo riverso sull'uscio e a poca distanza la moglie con difficoltà respiratorie. Hanno trasportato in ospedale la donna e i figli che avevano respirato le esalazioni provocate dal rogo. Le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente impegnative anche a causa delle difficoltà di accesso all'abitazione. Una volta raggiunti i locali incendiati, i vigili del fuoco hanno affrontato le fiamme che stavano divampando con violenza nel locale soggiorno, con all'interno arredi e suppellettili, provvedendo a spegnere le fiamme. L'incendio, che fortunatamente non ha raggiunto l'adiacente locale cucina, dove è installata una bombola di GPL, ha sviluppato un denso fumo che si è diffuso a tutti i locali del piano terra. Sul posto, una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Nereto, con un'autopompa e un fuoristrada, con modulo antincendio, oltre al 118 e ai carabinieri delle stazioni di Tortoreto e Civitella del Tronto, con i colleghi della compagnia di Alba Adriatica che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il PM di turno, il sostituto Francesca Zani, ha disposto l'autopsia sul corpo del 47enne. In base ad una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, la situazione nella famiglia era tesa da tempo. L'uomo era spesso violento e aveva minacciato di morte la moglie. L'uomo ieri sera, rientrato in casa, avrebbe cosparso di liquido infiammabile, probabilmente benzina, e il divano, dandogli fuoco con l'intento di uccidere tutta la famiglia. A portare in salvo la madre e i fratelli più piccoli sarebbe stato il figlio 20enne, poi rientrato in casa per soccorrere anche il padre, ormai esanime. L'abitazione è stata dichiarata inagibile. Dai primi rilievi il 47enne sarebbe morto per asfissia. Si attende però l'esito dell'autopsia. A causa dei danni subiti dal solaio tra i piani terra e primo provocati dal fumo, l'abitazione è stata dichiarata non agibile. L'aggiornamento del bollettino Covid per la giornata odierna, come leggete anche dalla grafica, sono 4 i positivi riscontrati su 1.145 tamponi analizzati come sempre nei laboratori di Pescara, Teramo, Chieti e L'Aquila. C'è anche un decesso, si tratta di una 75enne di Montesilvano, 76 sono i ricoverati in ospedale, di cui 4 in terapia intensiva. Attualmente positivi al Covid sono 509 nella nostra regione. Proseguiamo ancora con la cronaca, perché il GIP del Tribunale di Ascoli Piceno, Annalisa Giusti, ha convalidato il fermo per quanto riguarda Giuseppe Spagnulo e Francesca Angiulli, coniugi originari di Taranto, ma da anni residenti a Spinetoli, in provincia di Ascoli Piceno, accusati in concorso di omicidio premeditato e porto abusivo di arma in relazione al delitto di Antonio Cianfrone, avvenuto lo scorso 3 giugno. Quella mattina l'ex comandante dei carabinieri di Monsampolo del Tronto, dal 2015 sospeso dal servizio, 50enne di origini abruzzesi del Chietino, è stato freddato con 4 colpi di arma da fuoco mentre faceva jogging. Su richiesta del procuratore Umberto Monti, il giudice ha contestualmente emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per entrambi gli indagati, contestando gli stessi addebiti. L'udienza si è svolta in videoconferenza. Dal Tribunale di Ascoli il giudice e il procuratore si sono collegati prima con il carcere di Ascoli e poi con quello femminile di Teramo. I coniugi Spagnulo si sono dichiarati estranei all'omicidio. Andiamo avanti con un'altra notizia di cronaca. Gli agenti della Polizia di Pescara hanno arrestato, con l'accusa di tentato omicidio, un uomo di 44 anni in relazione ad un episodio avvenuto il 31 maggio scorso. Condividendo l'impianto accusatorio della Polizia Giudiziaria, il pubblico ministero Andrea Papalia ha richiesto la custodia cautelare nei confronti dell'indagato. Il GIP del Tribunale di Pescara, Elio Bongrazio, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza,
colpevolezza, nonché il pericolo di reiterazione del reato, e ha disposto così gli arresti domiciliari. Nella notte del 31 di maggio al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara si era presentato un uomo che è stato poi ricoverato per ferita d'arma bianca al collo, che aveva riferito che la sera prima in un circolo privato aveva incontrato il 44enne con il quale aveva avuto spesso delle discussioni. Al culmine dell'ennesimo litigio i due sono usciti dal circolo e l'indagato ha estratto dalla tasca un coltello colpendolo al collo. All'identità del 44enne gli agenti sono risaliti anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Ora invece ci occupiamo di magistratura. Il giornalista del quotidiano La Verità, Fabio Amendolara, racconta al microfono del collega della redazione di Telemolise, Enzo Luongo, in che modo si sta occupando del caso Palamara CSM. Dalle intercettazioni del magistrato, ex capo dell'Associazione Nazionale Magistrati e membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura, secondo Amendolara emergerebbe che la stessa magistratura si sia comportata come un partito politico. Sentiamo il servizio. Che cosa sta accadendo? È un bel pasticcio tra magistrati che si muovono così come si muovono i partiti politici per coprire le postazioni più importanti. C'è chi si raccomanda e c'è chi viene raccomandato. Al centro di tutta questa vicenda c'è Palamara, ma da quello che intuiamo funzionava così un po' con tutte le correnti. Lo dice, lo conferma addirittura lo stesso Palamara, quindi alla fine ne traiamo che la magistratura si muove come se fosse un partito politico. Il quadro che ne viene fuori, cioè quello proprio dei tentativi di intromissione e di pressione sui processi, coinvolge solo alcune aree del paese o è un problema generale che riguarda un po' tutte le regioni? Ma no, parte dal suo vertice, quindi dal CSM, dai consiglieri del CSM, ma colpisce quasi tutte le regioni d'Italia. Ci sono magistrati di tutti i distretti di corte d'appello italiani, quindi è davvero molto diffuso sul territorio il fenomeno, e non soltanto per le questioni che riguardano la copertura delle postazioni di privilegio e gli incarichi direttivi o semidirettivi, ma i magistrati parlano tra di loro e si confrontano tra di loro in quelle chat anche sui processi e sui procedimenti disciplinari. Alla luce di questi episodi è cala la fiducia degli italiani nella giustizia, questo nonostante ci siano, insomma, diciamo, tantissimi magistrati onesti che fanno il loro lavoro in modo corretto? Beh, questo lo dico da cittadino che un po' come tutti per questioni professionali si trova ad avere a che fare con la giustizia. Inevitabilmente cala la fiducia nell'istituzione. I magistrati devono essere indipendenti, ma lo devono anche apparire. Devono essere super partes, ma lo devono anche apparire. Ecco, questo tsunami che viene fuori dalle chat di Palamara sicuramente va ad inficiare la fiducia che può avere un cittadino nella magistratura. Un'ultima cosa, è uscito tutto, insomma, ci dobbiamo aspettare ancora molti altri colpi di scena? Ma se pensate che solo le chat sono 50.000 pagine, è uscito forse il 10%, abbiamo tirato fuori per ora le cose più succulenti, però io mi chiedo cosa aspettino anche tanti cronisti locali, perché probabilmente ci sono delle questioni che per la stampa nazionale magari passano in secondo piano, ma per la stampa locale davvero c'è del materiale interessante, così già a dare una prima occhiata ci sono dei distretti di corte d'appello che potrebbero fornire materiale alle redazioni locali dei quotidiani davvero per moltissimo tempo, quindi il materiale che ci ha fornito Palamara tramite le sue chat giornalisticamente ha davvero un peso enorme.
Voltiamo pagina, il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari questa mattina ha sollevato delle criticità su sanità e trasporto pubblico senza risparmiare giudizi netti sul governo della regione. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. L'Abruzzo non è pronto alla fase 3, è quanto sostiene il 5 Stelle Domenico Pettinari, secondo cui le criticità più evidenti riguardano la sanità e il trasporto pubblico. Con causa coronavirus tutte le visite di specialistica ambulatoriale sono state sospese, anche giustamente ci mancherebbe, ma adesso che sta ripartendo tutti, voi potete immaginare tanti, troppi cittadini che si sono viste sospese le visite per mesi, mesi e mesi, sono tornati a chiedere e si sono sentiti dire alcuni che le visite erano state annullate e bisognava prenotare da capo e questo è veramente devastante, ma tanti altri si sono sentiti dire vi richiameremo, vedremo, faremo il nuovo riposizionamento, come si chiama in termine tecnico, delle nuove visite. Mi sono informato e ho visto che stanno molto molto indietro, ci sono faldoni e faldoni di persone da richiamare, da riposizionare, ma è stato fatto solo l'1,5% del riposizionamento, quindi voi immaginate tante persone non sanno quando dovranno tornare a visita, già hanno aspettato 3, 4, 5 mesi, magari dovranno aspettare altri 6 mesi e anche la patologia lieve si può aggravare, aggravandosi il cittadino non ha più strade che quella di entrare in pronto soccorso, infatti sto registrando già i nuovi affollamenti del pronto soccorso, le nuove e accessi inappropriati in pronto soccorso, nuovi accessi inappropriati in ospedale, gli ospedali scoppiano. Stesso problema sta accadendo nel trasporto pubblico regionale, nel caos, abbiamo il 50% delle corse in meno, cittadini che sono costretti ad attendere ore e ore perché perdono il primo pullman, il secondo, il terzo pullman, poi danno in escandescenza e si posizionano davanti agli autobus come abbiamo visto quelle scene eclatanti, perché non sono stati riattivati i mezzi, nonostante tutte le attività sono ripartite, noi non abbiamo visto la riattivazione dei mezzi, pochi mezzi sono stati rimessi su strada, allora si dovrebbe riattivare il 100% delle corse, tra l'altro hanno soldi perché a parità di contribuzione regionale la TUA ha sospeso il 50% dei mezzi, ma anche messo in cassa integrazione tanto dipendente, quindi chiedo che quei dipendenti che sono in cassa integrazione tornino sui mezzi a fare il proprio lavoro. La regione ha fallito, accusa il vicepresidente del Consiglio regionale, che ora chiede le dimissioni di Marsilio. Se si fallisce sulle prime due voci di bilancio che vanno nel caos, io chiedo che questa amministrazione non deve fare nient'altro che farsi da parte e andare via, andare a casa. A proposito di fase 3, adesso ci spostiamo a Teramo per parlare di scuola, uno degli argomenti centrali del post emergenza. Il comune ha fatto il punto sugli interventi da effettuare a breve termine. Sentiamo. Ma intanto abbiamo ripreso il governo delle nostre scuole, una totale assenza di programmazione nel corso degli anni precedenti ha lasciato una situazione oggettivamente difficile, ci siamo rimessi in carreggiata, devo ringraziare tutti gli assessori competenti, abbiamo scuola per scuola una situazione chiara, ovviamente che deve partire adesso dal potenziamento e dall'accelerazione sullo stato delle progettazioni. Senza progettazione, senza programmazione è inutile anche ipotizzare il momento di inizio dei lavori su una struttura. Nel giro di qualche settimana saranno pubblicati una serie di affidamenti per le progettazioni definitive di molte scuole del nostro comune, tra le più importanti la Savini, la San Giorgio, la Miss Gioia, Pinocchio Anna Ferrante, il Risorgimento, la scuola di Villa Pomano di cui tanto si è parlato, ma anche del Braga, sono esattamente 9 scuole che sono interessate da questo affidamento di progettazione definitiva che poi è propedeutico per l'affidamento dei lavori, come pure abbiamo messo in campo per due scuole l'adeguamento antincendio e come pure stiamo facendo una serie di verifiche su 5 scuole dei solai fatte diciamo nell'ultima settimana e affidate che saranno completati questi lavori, queste verifiche entro il 31 agosto prossimo 21. Possiamo dire con un buon margine di tranquillità che il 2021 sarà l'inizio di molti lavori su molte scuole della nostra comune. Il tema principale è il tema degli spazi.
senza spazi non riusciamo a programmare la possibile riapertura del prossimo anno scolastico. Nella regione Abruzzo solo il 13% delle classi oggi ha un numero inferiore ai 15 alunni, quindi potenzialmente potrebbe riaprire già subito. Quindi questo vuol dire che l'intervento che deve essere fatto è enorme, mancano ancora le linee guida, noi ci stiamo rapportando con i dirigenti scolastici, siamo partiti prima, la provincia, le università per reperire e recuperare degli spazi, ma di certo la responsabilità non può essere scaricata sui comuni e sugli enti locali. Occorre un supporto per l'individuazione di ulteriori spazi, magari anche all'aperto, e su quello stiamo lavorando ovviamente con delle coperture adeguate, maggiori risorse di personale e maggiori risorse finanziarie. E a proposito di risorse finanziarie e di investimenti, arriva un richiamo proprio agli investimenti sull'istruzione da parte di Rifondazione Comunista, secondo cui la scuola già in crisi prima del Covid resta un punto debole della nostra nazione. Allora vediamo insieme il servizio. Per la scuola pubblica arrivano le proposte di Rifondazione Comunista, di cosa si tratta? Allora, noi chiediamo che si torni alla didattica in presenza, perché la DAD è stato un esperimento emergenziale e il Ministero della Pubblica Istruzione dice che 500.000 studenti, mezzo milione di studenti, sono stati esclusi da questo tipo di didattica. Per tornare alla didattica in presenza occorrono forti investimenti sulla scuola pubblica e noi diciamo che i soldi ci sono. Bisogna stabilizzare gli insegnanti, fare le missioni in ruolo sia del personale insegnante che del personale ATA, bisogna garantire la sicurezza a studenti e personale, quindi almeno 3 metri quadri di spazio per ogni studente, e questo vuol dire investire sulle strutture, vuol dire reperire le strutture e mettere in sicurezza quelle esistenti. Quindi il problema dell'istruzione pubblica è un problema che va al di là dell'emergenza coronavirus, perché la situazione della scuola era, diciamo, grave già prima dell'emergenza sanitaria. Nel corso degli ultimi 10 anni noi abbiamo continuato con i tagli alla pubblica istruzione, riducendo il numero di insegnanti e aumentando il numero di alunni per classe, una vera e propria emergenza, un patrimonio edilizio, edilizio scolastico vetusto. E quindi bisogna invertire questa tendenza, non è il coronavirus che porta i problemi, il coronavirus è la cartina di tornasole di problemi già esistenti, la scuola è un pilastro della Costituzione, bisogna investire sulla scuola. Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha presentato i progetti per il porto, andiamo a vedere in che modo cambierà la foce del fiume Pescara nel servizio. Lavori al porto di Pescara, cosa cambierà? Sì, intanto esprimo grande soddisfazione perché finalmente arrivano dei lavori al porto di Pescara dopo tanti anni in cui il porto ha sofferto per le chiusure, per il lavoro assolutamente deficitario rispetto a quelle che erano le potenzialità. E quindi adesso cominceranno a luglio i lavori per sistemare la banchina, per creare condizioni di vita migliori per i pescatori, quindi sicuramente c'è un passaggio importante e per questo ringrazio l'autorità di sistema portuale che ha lavorato sul progetto e la regione perché ha finanziato attraverso fondi europei questo intervento di oltre 500.000 euro, un intervento che è significativo perché è il primo di una serie di interventi che verranno fatti sul porto e che permetteranno al nostro porto di diventare finalmente un porto di rilevanza nazionale e internazionale, non soltanto a parole ma anche nei fatti, perché noi ci accingiamo a realizzare il primo, il secondo e il terzo lotto dei lavori per fare in modo che ci sia la banchina nord collegata con la diga foranea, la banchina sud che modifica il flusso del fiume e lo porta all'esterno dopo la diga foranea e infine il terzo lotto di completamento che creerà il vero porto di Pescara, che sarà un porto che potrà ospitare anche navi importanti, quindi ci sarà una trasformazione epocale dopo tanti anni di crisi. Che cosa ha fatto il Comune? Il Comune ha fatto un pressing incredibile in questo anno nei confronti dell'autorità portuale, del provveditorato alle opere pubbliche, che finalmente si accinge a svuotare la vasca di Colmata, dove c'erano e ci sono ancora 200.000 metri cubi di fanghi dal 2000.
2011-2012, quindi da tantissimi anni. Inaccettabile quella situazione, perché all'ingresso del porto turistico c'è una montagnola di fanghi da troppi anni, anche quella verrà eliminata. Quindi tanti lavori al porto, tanti lavori per Pescara. E io sono molto soddisfatto e molto orgoglioso di dire che finalmente, dopo anni di incuria, di ritardi, si muovono lavori importanti. Erano già iniziati i lavori sulla diga foranea, ma quindi non verrà smantellata completamente? No, la diga foranea è stata, come sappiamo, aperta perché c'è un varco abbastanza ampio. E in quel varco, dopo che saranno completati i lavori del primo e del secondo lotto, uscirà direttamente il fiume, ma nel contempo il molo, i due moli arriveranno fino alla diga foranea, quindi avremo una passeggiata pescarese sul molo fino alla diga foranea in mare aperto. Credo che sia anche un motivo di attrazione turistica, diciamo che c'è la fondata speranza di vedere modificata quella situazione portuale in senso fortemente migliorativo. Torniamo a Teramo, in casa Italia Viva ci sono nuovi ingressi, il partito di Renzi continua a strutturarsi anche nel territorio teramano, sono stati presentati questa mattina i nuovi coordinatori comunali di Teramo, Lucia Verticelli, Alfonso Di Sabatino Martina. Il partito lancia anche un monito all'amministrazione guidata dal sindaco D'Alberto, deve avere un nuovo slancio secondo Italia Viva. Allora sentiamo. Il partito si sta strutturando ampiamente in ogni comune. Partiamo oggi con la nomina dei coordinatori comunali della città capoluogo, che appunto è Teramo, e poi mano a mano continueremo negli altri comuni più grandi, e soprattutto la massima attenzione sarà rivolta ai comuni dove tra settembre e ottobre ci saranno le votazioni. Quindi stiamo preparando le liste, stiamo colloquiando con altri partiti, e posso dire oggi che i nuovi coordinatori comunali di Teramo saranno Alfonso Di Sabatino Martina per la parte, diciamo, cosiddetta maschile, e Lucia Verticelli per la parte femminile, perché il partito ha questa regola di base che è sempre l'accostamento di un uomo e di una donna su ogni incarico. Auguro veramente un buon lavoro a due persone che hanno caratteristiche molto diverse. Lucia è la parte operativa, grande esperienza in politica, e Dodo anche lui ha grandissima esperienza, è un esperto comunque di materia economica, e il loro lavoro sarà sicuramente importantissimo all'interno dell'assetto del partito. È una nuova avventura che approccio con grande entusiasmo, e ovviamente cercheremo di costruire una piattaforma libera, laica, riformista, che guardi all'interesse generale di questa città, che in questo momento già soffriva e scontava una difficoltà legata alle condizioni oggettive che erano state lasciate dal sisma, dal post ricostruzione, e unitamente a questa ulteriore crisi pandemica necessita di uno slancio e di una maggior vigore. Ecco, credo che questo partito possa rappresentare l'elemento di novità, ovviamente in un contesto di critica costruttiva a quella che è un'amministrazione che, ripeto, deve avere sicuramente un rinnovato slancio. La mia figura spero possa arricchire il dibattito politico e in termini di esperienza e anche in termini di un minimo di competenza. Andiamo a Silvia adesso, dove in vista della stagione estiva ormai praticamente iniziata, il Comune ha delineato le linee programmatiche per cercare di garantire sicurezza, con delle opportunità dal punto di vista economico e fiscale. Vediamo il servizio. Sono giorni che lavoriamo per la realizzazione della fase 3, soprattutto una programmazione che darà impulso a questa città, perché questa città, ricordiamo, che vive di turismo e dunque ha bisogno necessariamente di non perdere la stagione estiva. Stiamo veramente portando in campo tutte le risorse che siamo riusciti a recuperare, e sicuramente l'abbattimento di alcuni tributi locali, dunque la riduzione del 16% della Tari, ma cosa più importante, abbiamo con l'esenzione della TOSAP, della
TARSUG abbiamo veramente creato la possibilità a tutti di prendere spazi e di garantire quel turismo che noi diciamo portiamo avanti ormai da decenni. Indubbiamente abbiamo abbattuto le tariffe anche lì, tariffe sicuramente più ridotte, e abbiamo destinato il 30% degli utili proprio agli operatori turistici per garantire lo storno delle difficoltà anti-Covid, e dunque siamo convinti che immetteremo sicuramente liquidità e risorse per tutti gli eventi possibili sul nostro territorio. L'isola pedonale in massima sicurezza era elemento indispensabile e fondamentale per dare spazi a tutti e soprattutto far vivere questa città. Garantiremo il fine settimana, venerdì, sabato e domenica, dal 1 luglio l'isola pedonale sull'intero tratto del lungomare, e poi successivamente nel periodo di Ferragosto, dal 3 al 20 agosto, daremo l'opportunità a tutta la città di vivere i suoi luoghi senza auto. Assessore, una scontistica particolare con una card di fidelizzazione del turista a Silvi? Stiamo creando questa card che dia la possibilità ai commercianti, agli operatori turistici e a chiunque voglia aderire di fare uno sconto fino al 10% al turista che arriva a Silvi, anche fino al 20% se si tratta di un operatore medico, operatore sanitario o comunque anche carabinieri, insomma tutti coloro che hanno contribuito durante il Covid a darci una mano, un aiuto in questa situazione di emergenza. Per queste persone, che dà la possibilità non solo per loro di avere lo sconto, ma per chi aderisce a questa card di prendere visibilità, perché il comune farà la pubblicità per questa card totalmente gratuita per gli operatori turistici o comunque commercianti che vorranno aderire. Novità anche nell'ambito dei tributi. Abbiamo dato l'esenzione totale del suolo pubblico a tutte le attività, non solo quelle di somministrazione agli eventi come prevedeva il decreto, oltretutto il decreto ne prevede un'esenzione parziale, ma totalmente gratuita anche della tariffa aggiuntiva, perché chi prende il suolo pubblico dovrebbe pagare per l'estensione anche una quota in più di rifiuti. Inoltre l'abbiamo esteso all'attività artigianale, agli ambulanti, quindi diciamo chiunque farà un'attività commerciale sul suolo pubblico, quest'anno anche le attività di fitness, palestre, ludico-ricreative, non pagherà un euro e quindi avrà totalmente gratuito la possibilità di estendersi. Adesso lo sport. Sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri dal gruppo squadra del Pescara. Questa mattina invece sono stati prelevati i campioni di sangue che serviranno ad effettuare i test sierologici. Intanto c'è una svolta per quanto riguarda i protocolli per le partite che stanno per tornare. Ieri infatti il Comitato Tecnico Scientifico ha approvato la proposta della Federcalcio di eliminare la quarantena obbligatoria del gruppo squadra in caso di una positività. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Un ulteriore passo verso la fine regolare dei campionati. Nella riunione di ieri il Comitato Tecnico Scientifico ha accolto le istanze della Federcalcio sul nodo principale del protocollo, l'eliminazione della quarantena obbligatoria del gruppo in caso di almeno una positività al suo interno. La decisione andrà ratificata nei prossimi giorni. Recepito così il modello che ha consentito la ripresa delle attività in Germania, se c'è una positività questa sarà isolata. Il resto del gruppo potrà continuare ad allenarsi e a giocare partite, venendo sottoposto subito a tampone, non solo appena viene dichiarata la positività del componente, ma anche nel giorno della partita. Si renderà necessaria dunque la diagnosi rapida dei test molecolari per evitare che calciatori che nel frattempo dovessero aver contratto l'infezione vadano in campo col rischio di contagiare compagni e avversari. È comunque una svolta non di poco conto, in questo modo si abbassa sensibilmente il rischio di non riuscire a chiudere regolarmente i campionati. I casi singoli di positività non incidono sullo svolgimento delle partite e l'unico vero ostacolo a questo punto, e nessuno lo auspica, resta una nuova risalita della curva dei contagi da Covid in tutto il paese, il che porterebbe ad una sospensione dei tornei. A quel punto entrerebbero in scena i piani B, playoff e playout, oppure C, cristallizzazione delle classifiche con la correzione dell'algoritmo. A proposito di tamponi, stamani sono arrivate le diagnosi di quelli effettuati ieri in Casa Pescara, tutti negativi, con
componenti del gruppo squadra. Sempre questa mattina sono stati effettuati prelievi di sangue per i test sierologici. Nel pomeriggio test in famiglia al Poggio, a porte chiuse. I biancazzurri hanno già messo nel mirino il match con la Juve Stabia e già in quella sede potranno usufruire di una delle principali novità alla ripresa del campionato, le 5 sostituzioni comunque effettuabili all'interno di 3 finestre di opportunità. Zauri prima e le Grottaglie poi hanno sempre attinto appieno ai cambi, tanto che il Delfino è primo nella graduatoria delle sostituzioni in cadetteria con altre 3 squadre, 84, dunque sempre fatti i 3 cambi nelle 28 partite giocate. Le 5 sostituzioni saranno utili ad un miglior dosaggio delle energie, visto che in 40 giorni si giocheranno 10 giornate con temperature elevate. Allo stesso tempo ci sarà modo di sfruttare di più e meglio l'intero organico, tutti dovranno farsi trovare pronti. Pescara che abbonda in quantità e qualità a centrocampo e negli esterni bassi e che dovrà calibrare una sua dimensione in attacco trovando elementi affidabili al fianco di Galano. Grande attesa per Pucciarelli e poi il casting per il ruolo di centravanti, dove Maniero sembra ora in vantaggio su Borrelli e Bojinov. Il direttore sportivo del Teramo, Sandro Federico, ha parlato alla ripresa degli allenamenti, soprattutto degli spareggi che vedranno il diavolo impegnato dal 1° luglio. Per il dirigente le differenze di classifica non conteranno più e solo chi avrà maggiore tenacia riuscirà ad acciuffare il 4° posto valido per l'accesso alla Serie B. Sentiamo. Riprendiamo dopo 3 mesi di un momento veramente difficile per tutta la situazione in generale, insomma, è tutto complicato, ma ripartiamo con grande fiducia, consapevoli che in 6 partite ci possiamo giocare tantissimo. Il 1° luglio ci sarà la prima dei playoff e poi vedremo, insomma, man mano cosa avverrà. Nei prossimi giorni capiremo bene la condizione generale, perché ho la sensazione che chi starà meglio, chi avrà gestito meglio questi 3 mesi, probabilmente riuscirà anche ad avere la meglio sugli avversari. Quindi ci saranno tutti i test possibili, bisogna essere bravissimi anche nell'organizzazione del lavoro, nel non sovraccaricare probabilmente i calciatori in queste 2-3 settimane, perché è un momento particolare, chi saprà gestire meglio le risorse, le forze, può arrivare lontano. Chi avrà la lucidità e la freddezza nelle partite secche poi riuscirà a vincerle. Quindi la gestione anche durante la settimana sarà fondamentale, perché chi starà meglio mentalmente poi probabilmente riuscirà ad andare anche più forte e a correre in maniera più energica rispetto agli avversari. Ogni anno partiamo sempre per vincere, partiamo sempre per cercare di fare il meglio, anche se si lotta per non retrocedere, ma può essere veramente un primo viatico per qualche anno anche più importante di questo. È l'obiettivo della società, è l'obiettivo del presidente. Essere arrivati in questa posizione di classifica ci permette di giocarcela. Sono convinto che poi i valori sono azzerati. La posizione di classifica conterà ben poco. Quindi ci giochiamo al massimo questi playoff, non c'è nessuna preferenza, forse solo per motivi organizzativi, preferiremo giocare soprattutto la prima qui al Bonolis ed evitare la trasferta lunga di Catanzaro, ma solo esclusivamente per questo motivo. Il TG6 termina qui, grazie per essere stati con noi, vi ricordo che se volete on demand ci sono i nostri servizi sul canale YouTube e sul sito tv6.it, da parte mia l'augurio di un buon proseguimento con la nostra programmazione.